iscritti si trova a Isernia. La notizia, data in diretta streaming da Stefano Belisari, leader del gruppo Eli e le Storie Tese, è stata accolta con grande entusiasmo nella sala del cinema Lumière. La scuola con il maggior numero di iscritti all'incontro con Gherardo Colombo è stata proprio quella di Isernia, presente con gli studenti dell'istituto che comprende il liceo classico Fascitelli e il liceo scientifico Maiorana. Un bel risultato, visto che si sono collegate decine di scuole e migliaia di studenti da ogni regione italiana. Voci del verbo furbare. Io furbo, tu furbi, egli furba. Il tema centrale del confronto tra i ragazzi è l'ex magistrato famoso per aver scoperto la loggia P2 e per l'inchiesta a mani pulite. È un tema di attualità, senza saperlo siamo in contemporanea con Raffaele Cantone, che è un amico di Letture Effervescenti, che parla della pubblica amministrazione, delle persone per bene che non faranno carriera e che non fanno carriera nella pubblica amministrazione. I ragazzi possono attraverso la furbizia percepire quello che sarà il loro domani con la corruzione. Questi incontri secondo noi sono assolutamente efficaci per un confronto immediato nel momento della formazione su questi temi. Insomma, conviene essere furbi? Beh, lo dicono tutti, lo dice Ferdinando Imposimato, lo dice Raffaele Cantone. Dovremmo davvero imparare a lavorare per noi stessi in maniera egoistica e nel rispetto delle regole. Ci tornerebbe un bene strepitoso e i ragazzi questo lo stanno imparando. L'iniziativa si inserisce nel ciclo di incontri proposti da Letture Effervescenti, un progetto che negli anni è cresciuto notevolmente. Oltre a portare a Isernia scrittori e personaggi di fama nazionale, continua a riscuotere passione e interesse da parte di un numero sempre maggiore di studenti. Siamo al 12° anno e abbiamo un numero enorme di ragazzi coinvolti, sia del classico che dello scientifico. E questa cosa non fa che renderci orgogliosi del successo che la lettura sta riscuotendo presso i nostri giovani lettori, e il successo probabilmente del progetto sta nel fatto che si tratta di una lettura non scolastica, quindi loro sono assolutamente liberi di abbandonarsi alle emozioni e alle sensazioni nella lettura di questi giovani scrittori contemporanea, della narrativa contemporanea, e poi insomma ne parlano con noi e poi alla fine incontrano l'autore. L'aspetto sicuramente insomma più importante è che poi durante l'incontro con l'autore i ragazzi gestiscono del tutto autonomamente il rapporto con lo scrittore, che continua poi anche dopo.